Oh. Wow! Wow, che macello! Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Stitch Esperimento 626. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata in cui tutte le immagini del film mi vengono proprio sparate in faccia. Allora, c'è un motivo se ho scelto questo gioco e questo motivo è semplicissimo. Da quando abbiamo fatto Disney Plus stiamo recuperando un sacco di film Disney e oltre ai film stiamo recuperando anche un sacco di serie dedicate a quei film, tra cui la serie TV di Stitch, appunto, quella che divide il primo e il primo e mezzo film dal secondo. Per chi non lo sapesse, fra il primo e il secondo c'è anche un film che si chiama Provaci ancora Stitch e poi c'è la serie TV. Serie TV che ovviamente in Italia è andata sulla Rai e, come per la Mediaset, gli episodi andavano e venivano senza un filo logico. Da bambino non li potevi seguire tutti. Ora invece che li stiamo recuperando tutti, volevo vedere com'era questo gioco. Senza andare sulla demo a spoilerarci nulla, creiamo un nuovo salvataggio. Miei sforzi per dimostrare di essere il più grande scienziato vivente con esperimenti come il 621 hanno riportato scarsi successi. Ok, anche quello è 621? Molto nella mia ultima creazione. Che dovrebbe rivelarsi una perfetta macchina da combattimento. Grazie all'amorevole guida di Jumba. Jumba! Evviva! C'è abbastanza DNA per alimentare il mio congegno teletrasportatore. Ora potremo esplorare nuovi mondi, raccoglieremo altri campioni di DNA e io potrò creare nuovi esperimenti genetici. Ha ha! È il momento di agire! 626, muoviti! Jumba! Ma dai! Allora, le animazioni posso dire sono un pochino un po' strane, però. Il mondo da esplorare, 626. Quanti mondi ci saranno? Già dall'introduzione sembra un po' un Ratchet & Clank. Sembrano esserci 7 mondi. D'accordo, iniziamo. È una creatura che ama l'azione. Scegli un livello dove andare. Oh, ogni mondo c'ha delle parti in più, allora. Fa vedere un altro. Ok, non lo possiamo selezionare. 30 DNA richiesto. Ok, quindi probabilmente ogni livello tu devi andare, prendere il DNA e si sblocca ogni volta la sottoparte. Vediamo com'è. Beh, devo dire che il primo gioco, quello della PS1, era abbastanza corto, tra virgolette. Ok, Dio mio, è velocissimo. Con quadrato spariamo. Abbiamo trovato una cosciotta di pollo. Dio mio! Alieno, il tuo super metabolismo guarirà le ferite all'istante. Ok, posso tenere premuto per sparare. E sti schifi di qui non muoiono. Ah, la giungla formicolante di vita. Quante fonti di DNA. Insomma, sta dicendo vai, ammazzali e prendi il DNA. Ok, però non... C'è pure il bullet time. Dio mio, ma sto gioco è pieno di sorprese. Ma non... Non posso ucciderlo, davvero? Oh, che strano. Ok, Stitch può fare il doppio salto. Io direi... Ho preso danno da qualcosa. Da che cosa? Non si sa. Io intanto... Dai, che cacchio. Ok, qua... Ok, non dobbiamo stare vicini alle cose che esplodono. Per essere un'arma amica. Come ci sei riuscito? A fare che cosa? Non so, mi parlate in troppi, io non comprendo. Ok, la telecamera è un po' tanto fastidiosa. Non c'è modo di rallentarla un po'? No, a quanto pare no. Peccato, va bene. Oi, dove sono? Dio mio, succedono troppe cose troppo in fretta. Ammetto che non mi aspettavo così tanta velocità da un gioco del genere. Molto interessante comunque. Cioè, già come introdotto non è male. Di solito giochi del genere partono di un lento assurdo. Questo invece, a parte un po' la telecamera. Ok. Ok, con L2 posso tenere ferma la visuale e muovermi lateralmente, che in realtà non è una cattiva idea, sai? I fiori esplodono? Sembrerebbe di no, peccato. Ok, credo che in questa zona io abbia fatto tutto il possibile, vero? Ci saranno segreti, cose? Ok, anche con R2 posso farlo. Però lì c'è ancora un pezzo di... Ecco qua, perfetto, andiamo. Allora, il mio obiettivo è raggiungere...
30 di DNA, però ho visto che ce ne sono 50 per tutto il livello. Quindi il nostro obiettivo principale ovviamente è distruggere tutto. Siamo esperimento 626 in questo momento, non siamo Stitch. Non siamo ancora la creatura buonina buonina. C'è modo di targettare? Ora che quel punto di controllo è attivo, posso trasportarti qui se le cose si dovessero mettere male. Le cose? Ok, le cose si mettono male, sì. C'è modo di... Ok, ho capito come targettare i nemici. Allora, aspetta. Devo premerli entrambi o solo uno è bastato? In realtà non era... non è stato molto chiaro. Perché è successo tutto all'improvviso. Allora, questo che cos'è? Ah, questo è il mio punto di controllo. Nel senso, io pensavo fosse una pedana... Ok, calmi un attimo. Io ti giuro, sta andando talmente veloce nel senso proprio letterale della cosa che mi sta confondendo addirittura. Mi sta mandando in confusione sto gioco. È talmente rapido, mamma mia, soprattutto la telecamera. Cioè io mi chiedo, io adesso che ho la confusione nel muovermi, mi chiedo voi come la vedrete sta roba. È velocissimo sto gioco. Ok, è apparsa di nuovo un'altra ape. Ok, allora aspetta, ho capito che la targhetta è in automatico. Il problema è riuscire a metterla davanti, visto come si muove sta telecamera. Ho capito che la targhetta è in automatico, almeno quello l'abbiamo compreso. I campioni di DNA rosso valgono di più, 626, cercali okay. Con attenzione. Sì, Jumba. Campioni di DNA rosso. Insomma, sono le monete da 5 di questo gioco. Più che altro dentro le casse si trova niente. Cioè, a parte la prima parte dove abbiamo trovato giusto forse uno di DNA. Dio mio, la telecamera però. Ah, non c'è modo di guardarmi. Ok, perfetto. Volevo vedere se qua sotto c'era la morte sicura. Oh, ma scusami, quello da dove è apparso? Non c'era prima, sono abbastanza sicuro. Ok. Stitch, Dio mio, la telecamera. Ok, il gioco non è male. Su quello posso già parlare in anticipo. Non è terribile. Anzi, è anche fatto... Aia, che male. È fatto anche bene a livello tecnico. La cosa grave è la telecamera, letteralmente. Aia. La cosa terribile è proprio la telecamera. La telecamera, oh Dio mio. È veramente troppo veloce. C'è qualcos'altro da queste parti? Sì, c'è un Tiki. Che a parte che va bene che stai Stitch e tutto il resto, Tiki, Hawaii, quello che vuoi, ma in questo momento Tiki non c'è, dovrebbero essere. Più che altro, questo gioco è a vite o letteralmente quando muori respawni e basta? Non lo so, tanto lo scopriremo presto, visto che prendo danno, stanno troppo vicino alle casse e sicuramente me lo dimenticherò questa cosa. Posso salire qua sopra? Dio mio, quanto è nauseabonda sta cosa. Ok, sembrerebbe di no. E sento il rumore di un'altra vespaccia rossa. Ui, troppo vicino. Ok. Altro checkpoint. Cos'è? Oh, che figata! Puoi avere doppie pistole! E probabilmente quadruple anche. Porca miseria, devo smettere di stare vicino alle casse quando esplodino. Esplodino, Dio mio. Più che altro spero che non me le tolgano le doppie pistole. Porca miseria. Questo sì che è un grande bel potenziamento. Spero che soprattutto le pozze qua di acido non siano instant morte, ma letteralmente mi facciano prendere solo danno. Salta di nuovo mentre sei in aria per andare più in alto o più lontano. Grazie, non ci sarei mai arrivato da solo, però. Allora, ok, non crolla. Voi non avete idea di quanto in realtà sia difficile tutto ciò, perché il gioco non è terribile, ma la telecamera è talmente veloce che saltare da un punto all'altro non è una cosa così facile come potrebbe sembrare. Allora, ok, calmo. Guarda che intorno, 626, ecco il DNA. La base DNA. Vai a raccogliere degli esemplari da questo mondo. Ok, capo. Allora, ho capito, raccogli il DNA, però Stitch, ti devi muovere come ti dico io, per favore.
Dio mio. Cioè, aspetta, c'è un modo semplice? No, non c'è un modo semplice. Tu cosa sei? Quello potrebbe essere un antico esemplare di calamaro. Secondo la leggenda ti potrebbe condurre un magnifico tesoro. Ok. Perciò... aspetta, aspetta, no. Quello è solo un normalissimo calamaro robot. Eh già. Eh già. Vabbè, io lo seguo. Vediamo dove ci conduce. Magari non ci saranno grandi tesori, ma... un minimo di ricompensa, magari. Qualcosa otteniamo, no? Ok. La telecamera. Calmo. Segreto. Ah! Hai superato le mie aspettative, 626. Le mie aspettative? Le per rivelare altri segreti del gioco. Del gioco? Che tanto saranno sicuramente le scene del film. Me lo devo ricordare che abbiamo il bullet time. L'altra pistola. E siamo a 3 ora. Onestamente non mi sembra cambiata moltissimo la velocità, però ovviamente la quantità è aumentata, quello è poco ma sicuro. Ok, avanziamo per la grotta. A quanto siamo? Posso vedere? Ok, 24 su 30, che in realtà sono 50. Ok, altro DNA. Madonna mia. Ora che abbiamo 3 pistole col cacchio che mi ferite. Premi L2 per spostare velocemente l'inquadratura dietro di te. Ma non è vero. L2 me la tiene fissa. In sostanza non è che la sposta dietro di me. La sposta in dove sto guardando. Dai, seguiamo il calamaro. Come ci arrivo là sopra? Posso aggrapparmi? A quanto pare sì, meno male. Dove è andato? Eccolo qua. Oh, Dio mio, va talmente veloce. Ok, dobbiamo essere molto più rapidi. Allora, io posso andare... Ok, posso... Ma sembra essere una scelta pericolosa. No, non è vero, si aggrappa. Fantastico, in realtà. In realtà, guarda che non è una cosa da così poco questa. Perfetto. Per continuare, se vuoi. Sì, 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 adesso continuiamo. Ah, si sa. Ma scusami, io l'ho letto 50. A meno che... Oh, vuol dire che... Allora, ho capito... Ho capito, ho capito. Allora, calmi una... Dio mio, la telecamera, che fastidio che mi dà che non la posso abbassare. Mi faccio danno da caduta? Sembrerebbe di no. Sembrerebbe. Ok. Io intanto lo seguo. Allora, credo che il gioco ti chieda tot DNA per proseguire nella missione, cioè nel gioco. Ma ogni mondo c'ha il suo quantitativo di DNA fisso. Sì, me l'hai già detto. Dove devo andare? Sta tornando indietro. Sbrigati. Dov'è? Eccomi. Ma che stronzo. Ok, iniziamo a seguire allora lui. Uno alla volta. Ce la facciamo. Ti prego non scomparire. Ok. Dove è andato? No, 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 non morire. Ok, calmi. Ah, ecco, guarda, neanche a farlo apposta, che culo. L'avevamo trovato pure per sbaglio. Ok, perlomeno non muori subito nell'acido. Ok, bello. Sei veloce e scompari fin troppo in fretta per i miei gusti, quindi... Dai, 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 dai. Qua. Fermo lì. Ok, perfetto. Filmato, sì, 2 filmati. Dici che ci arrivo con un salto? No, non ci arriverò mai. Ok, questo sappiamo già che se ne torna indietro. Ok, vai, vai. 2. Dov'è la prossima? Eccomi qua. Ancora? Ma che bastardo. Pensavo che facevano solo 3 io. Ok. E 3 filmati. Più che altro non vorrei morire e perdere le 3 pistole, sai? Dite che li troviamo tutti i pezzi di DNA, almeno in questo primo mondo? Purtroppo non potendo girare la telecamera non è così scontato, sai? Cioè vorrei abbassare la telecamera almeno per vedere se c'è tutto, ma sai com'è? Io intanto
proseguo. Ok, vado dove posso, giro dove riesco a girare. Purtroppo non è così facile muoversi. Ok, calmo. Ecco appunto, aspetta. Aspetta, la telecamera. Ok, calmo. Siamo a 40. Ce ne mancano 10 per completare il livello. E altri 20 per aumentare il DNA. Non so con che tipo di potenziamento, però qualcosa faranno. Credo che di qua torniamo solo indietro. O meglio, oh, la pistola. E vai, 4 pistole. Madonna mia, è un minigun. Ok, grazie delle cosciotte di pollo, che poi in realtà pollo non è. Posso? Sì, posso, meno male. Stavo giusto chiedendo. Ok, calmi un attimo, perché lì vedo delle casse. Casse che non vorrei contengano qualcosa di importante. Ok. Vabbè, non era importante, però abbiamo già il massimo di pistole. Perfetto. Quindi ora mi devo rifare la risalita. Ok, altro calamaro che molto probabilmente... Perché sei andato... Perché vai nelle pozze? Perché continua a cadere nelle pozze? Ok, calmo. Ok. Giriamo. La telecamera. Basta, muoverti come vuoi tu. Torna indietro, vero? No, seguilo. Ma porca miseria, sta telecamera. Allora, il gioco è bello, però cacchio se la telecamera è fastidiosa. Ok, dove va? La telecamera, basta, dov'è? Lo so che si è spostato. Ma si trovano anche in giro. No, aspetta. No, per un attimo ho avuto la pensata che fosse apparso perché l'ho fatto saltare in aria il calamaro. Ok. Allora, calmi un attimo prima di rifarlo. Ecco qua. Perfetto, siamo a 44. Ecco qui. Guarda se lo sapevo. Ok. Basta? La telecamera. Dov'è? No, che palle! Per colpa della telecamera. Dai, vabbè, almeno sappiamo che giro fa stavolta. Ok. Fast and Furious. Carino e coccoloso Edition. No, ecco qua. Perfetto. Ok, ci mancano quindi 6 cosi, ma io ne vedo 4 lì. Hai abbastanza DNA per continuare se vuoi. Me l'hai già detto prima, grazie. Il teletrasportatore ti condurrà fuori da questo mondo. Ok. Ce ne mancano 2. Chissà dove l'abbiamo perso. Onestamente non mi va di cercarlo ancora. Quindi andiamo. Lo so. DNA mancante 12. Ah, per salire di livello, ok.